Quest'anno abbiamo delle esclusive da tutto il mondo e perciò abbiamo dedicato il Natale a da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo proprio fatto il bosco, qui con tutte le batte, abbiamo fatto il bosco con tutti i suoi animali, la sua natura, abbiamo i funghi e abbiamo fatto anche il bosco con dentro tutti i gnomi. Ecco, questo è, diciamo, una cosa nuova, ma nuova in senso assoluto per il mercato italiano, perciò abbiamo veramente tutta una gamma di corone che si mettono sulla porta, potete mettere 2500 tipi, uno diverso dall'altro. Abbiamo un assortimento di abeti fatti in lamiera, in legno, in qualsiasi cosa, abbiamo circa 700-800 abeti, uno diverso dall'altro, piccoli per mettere in casa o per mettere fuori, oltre a tutto l'assortimento degli abeti tradizionali, sia veri e sia anche quelli, diciamo, finti o ecologici. Quest'anno anche gli abeti andremo a fare una rottamazione, ma chi ha l'abete in casa che è più piccolo o spelacchiato o vuol cambiarlo, noi, se ci portano l'abete alla Valle dei Fiori, hanno uno sconto del 30% sull'abete che loro vogliono acquistare. Ecco, abbiamo portato anche tutto questo assortimento di casette, di villaggio, fatto proprio in miniatura, con le luci, con i carillon, e vedete che c'è un assortimento infinito col carillon. Guardate, questi qui si accendono le luci. Non abbiamo fatto quest'anno con poche candele per evitare dei problemi di incendi. Poi abbiamo queste casette che sono eccezionali, che parte dal rosso al blu, oltre il carillon. Ecco, queste sono veramente un assortimento che sta avendo un successo incredibile, che sono il villaggio proprio. Questo è tutto legno lavorato, una parte lavorato tutto con laser, ma però sono tutte poi lavorate a mano, pitturate a mano, ognuna ha un suo figura, un suo paesaggio, e perciò costano anche poco. Ce ne sono circa 350 modelli. Poi abbiamo tutto questo sempre nel villaggio, queste casette sempre con le luci, come vedete, sempre in legno, che raffigurano il paesaggio, e sono sempre cose abbastanza innovative per il mercato italiano. Poi queste corone, che sono diverse dall'altro, come qui si vede, qui ancora meglio, guardate, ci sono bianche, ci sono tutti i tipi, queste vengono 9,95, guardate, tutte intrecciate a mano. Poi uno può definirle come vuole. Guardate questa con le meline, poi ci sono quelle anche con le luci. Guardate questa fatta con le corde. Ecco, sono tutta una serie di corone diverse una dall'altra, e dove c'è la fiera Francoforte. Inerente a tutti questi abbiamo ancora degli abetini fatti con legno, guardate come sono questi, che sono meravigliose per attaccare, per fare il segno, per mettere sull'albero, mettere qualche angolo, sono tutti prodotti di legno. Qui abbiamo ancora, chi vuole cambiare per mettere sulla porta, invece la solita corona, può mettere anche queste. Queste qui ne abbiamo di tutti i gusti proprio. Abbiamo sia questa così, abbiamo questa, sono tutte cose abbastanza innovative, che sono
frutto di una grande ricerca che ha fatto lo staff della Valle del Fiore, girando un po' da tutte le fiere del mondo, ma in particolare la fiera che c'è a Francoforte, che è la più grossa del mondo. Sono circa quasi 200.000 metri solo per il Natale. Ecco, qui abbiamo l'angolo dove abbiamo messo tutti i pinguini di ogni misura, oltre alle lanterne come ci sono, guardate questa che gira la luce, di lanterne queste ne abbiamo qualche migliaio, poi abbiamo fatto l'albero innervato sempre per essere un po' più originali del solito palline, poi lì abbiamo tutti gli scoiattoli, gli orsi, abbiamo tutte le pigne dorate, abbiamo i cerbiatti, abbiamo veramente cercato di mettere tutto quello che era di immaginabile. In questo angolo c'è tutto quello che è rosso, abbiamo messo dalle stelle di Natale, fiori in seta, i babbi natali, tutte le lanterne, poi abbiamo messo tutte le palline di vari modelli e di vari sistemi, sono da 40, 60, 80 fino a 125 centimetri e guardate queste come sono tutte illuminate, perché adesso con le luci abbiamo, questa è una delle mie collezioni col Babbo Natale, non so per chi sappia che la Valle dei Fiori, Orlandelli Ugo, ha ben 20.000 Babbi Natali, uno diverso dall'altro. È un Guinness dei primati che nessuno ha, uno diverso dall'altro. L'anno scorso sono venuti le varie televisioni, sia la Finivert che anche la Rai, e hanno filmato tutta una parte della mia collezione, che è almeno da 30 anni che vado a racimolare da tutto il mondo proprio personaggi Babbo Natale vestito in un modo o in una forma diversa. Ne abbiamo già più di 20.000 di ceramica, di palline, abbiamo di lanterne, abbiamo proprio di tutti, di legno, di tutti i tipi. Perciò qui c'è il regno proprio di Babbo Natale. Abbiamo questo, diciamo, piccolo, ma sono più di 20 metri, tutto di legno, come vedete, lavorato a mano, tagliato a pezzettini, poi incollato, e questo qui invece è un tronco tagliato a metà e poi andato a fare le figure. Qui c'è una stella, qui c'è un cerbiatto, ci sono gli orsi, c'è un po' da tutte le parti. Ecco, qui ci sono tutti gli abeti fatti in legno, vedete, sono da una parte, c'è un compensato tagliato, e dall'altra parte tutti i piccoli pezzi di legno per formare. E questo è quest'anno, diciamo, il nostro punto di forza, perché quando si va a comprare un pezzo di questi legni, sono artigianato fatto a mano, veramente, ed ha un valore che cresce sempre di più negli anni. Qui abbiamo invece un bel pezzo, che sono circa 30-35 metri di esposizione, di tutta ceramica. Questi sono una serie di articoli, sempre campionari, che abbiamo preso dai nostri fornitori, che hanno fatto sempre le fiere, che poi, finito le fiere, ce li danno noi. Ecco, guardate come sono fatti, e sono piccoli, grandi, sono gli annas che sono andati a Roma. Poi abbiamo per la casa, abbiamo per diciamo questi qui, ma abbiamo anche degli oggetti per casa che poi li vedrete. Questi sono tutti prodotti di altissima qualità, una ceramica cotta due volte, e la vendiamo al 50% in meno. Qui c'è l'oro, c'è l'argento, il bronzo, il rosso, vedete. Qui c'è tutti gli animali, c'è veramente eccezionale questi. Poi abbiamo tutto per la casa, ceramica che serve per la casa, questa, vedete,
vasetti, dei vasi, questo viene a costare 6 euro, cioè è ridicolo il prezzo di questi, proprio perché sono tantissime varietà che noi abbiamo fatto uno stock di parecchi stand, questi addirittura, guardate che hanno le luci. Ecco, questo è un infinito di prodotti. Chi vuol fare dei piccoli regali, anche a spendere pochi soldi, dai 4 ai 5 euro, 10 euro, può sbizzarrirsi, trovare dei prodotti di altissima qualità. Ecco, questo è un altro angolo dove vi ha messo tutti gli animali del bosco, sempre intitolato al bosco, con tutte le renne, i gufi, tutto bianco, tutto proprio innevato. Guardate questi animali come sono, sembrano veri. C'è quello piccolino, gli orsi abbiamo. Sono tutti uno diverso dall'altro, perché questi sono veramente collezioni importanti che noi abbiamo messo a disposizione per i nostri clienti. Chi viene qui, i bambini, si veramente stanno qui delle ore a guardare. Perciò abbiamo, oltre la quantità, la qualità e la diversità dei prodotti. Allora, qui abbiamo fatto una parete di alcune centinaia di lanterne di acciaio, di ceramica, di legno, tutte speciali e tutte cose che eccezionali, perché questi qui addirittura vanno con i raggi solari, mettete nel giardino, poi dopo si vanno a caricare le batterie e poi fanno le luci. Ecco, queste sono tutte lanterne, guardate, in legno, abbastanza una diversa dall'altra. Immaginarsi quanti campioni abbiamo qua, e ci sono delle gabbie, c'è tutto. Guardate questa tutta lavorata con laser, queste sono gli ultimi tipi che ci sono, proprio le ultime novità. Questo con la luce, questo si accende e si spegne da sola. Qui c'è dentro la candela. Oltre a tutte queste lanterne, che ce n'è una miriade, non solo normali ma anche tutte speciali, tutte di colori diversi, tutte, guardate queste, sembra una lamiera lavorata. Poi verremo più avanti altri tipi. Questa qui è un'altra dove si apre, si mette dentro la candela e si fa la luce, qui esce tutta, costa dalle 10, 8, 10, 12 euro, ci sono tutti con lo sconto 30%. Guardate questi qui, sempre un albero chiuso dentro tutte queste lanterne, tutti altri alberini. Ecco, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ma non l'imbarazzo della scelta, del colore, della forma e delle varietà dei materiali per fare queste lanterne. Questo è un altro angolo, sempre di quelle che sono lavorate. Queste sono indiane e sono fuse, perché queste sono molto pesanti. Poi ci sono queste che sono abbastanza pesanti, poi ci sono quelle più leggere che vengono lavorate là. Ecco, là c'è quella bianca, tutte le forme, tutte le misure. C'è quelle nere, quelle argento, poi abbiamo bronzo. E questo è veramente il prodotto che va tutto il tempo dell'anno, ma l'abbiamo collocato qui dentro, dove c'è questi 40-50 metri di esposizione in mezzo al Natale, perché quando si fanno dei piccoli regali o così, sicuramente sono regali originali che la gente, quando si deve fare regali, non sa mai cosa regalare. Questi qui sono tutti prodotti esclusivi che non li avete mai visti, perciò
scegliere questi prodotti anche che hanno lo sconto, troverete la quantità, la qualità, e potete scegliere qualcosa di innovativo da poter regalare ai vostri amici. Ecco, questo sono 10 metri di alberelli, uno diverso dall'altro, tutti fatti a mano. Guardate, questo molto semplice, con del legno messo con la croce, questi qui pure, che si chiudono, si fa la misura che si vuole, si può fare piatto, rotondo, mezzo, e anche questo che invece è un pezzo di legno unico, molto pesante, guardate, levigato, ed è molto bello. Poi per me quello che a me sta, che mi piace di più, sono questi qui. Guardate questo lavorato tutto a mano, e anche questo. Ecco, questi sono i due dove c'è più da lavorare e dove sono i più pregiati. Guardate questo, che posso chiudere, posso farlo come voglio, e sono veramente l'infinito delle varietà. E questi invece sono tutti in metallo, anche questi. Guardate questo, quello dell'avvento, metti 4 candele dell'avvento, questi che potete addobbare, questo che è fatto, guardate, in metallo, questo che è sempre in legno compensato sottile, e guardate questo lavorato. Io penso che un assortimento così sia quasi impossibile pensarlo, non averlo. E un altro modello che abbiamo, qualcuno di questi, che è fatto sempre in legno lavorato a mano, su una base, e questa è una ceramica pitturata con la stella. Ecco, questo è un altro alberello, guardate questo come è fatto, l'alberello normale, poi viene tagliato, si mettono dentro e potete o pitturarli o tenerli così. Sono veramente uno diverso dall'altro, trovatene uno uguale all'altro sarà molto difficile. E questo l'abbiamo messo nel bosco, qui abbiamo tutta una pianta, questa è naturale, l'abbiamo innevate, e qui ci sono tutte le pigne, ci sono tutte. Ecco, qui andiamo nell'angolo del bosco dove ci sono tutti gli animali, come abbiamo visto ci sono gli animali tutti bianchi. Questi invece sono tutti naturali, guardate questo, tutti cerbiati, ci sono i funghi, ci sono i piccoli gufi, guardate, questi piccoli, più piccoli ancora, gli uccellini, i scoiattoli, ecco, i funghi, guardate come sono. Abbiamo anche tutto creato il bosco, ma questo è un bosco speciale perché dove ci sono i gnomi, ecco che qui c'è la varietà che potete credere, tutti i funghi, tutti i gufi, i gnomi, e questo è l'angolo dove i bambini si fermano a vedere, perché sono veramente belli. Ecco, vi invito a venire a visitare sino al 15 gennaio, sino al secondo domenica di gennaio, noi siamo sempre aperti, perciò chi vuole venire e ammirare veramente il Natale da tutto il mondo, ma non solo, ma anche tutte le esclusive e tutti i prodotti originali che sicuramente non potete trovare da nessun'altra parte, perché sono una miriade di campioni fatti dai vari fornitori che abbiamo in varie parti del mondo. Ecco, qui come abbiamo visto un po' in tutte le parti sono varie casette, ecco qui è tutto il villaggio veramente in legno, delle case natalizie che si accendono tutte le luci, si aprono, e sono tutte cose bellissime, un po' originali, un po' particolari, proprio fatte per il Natale e non.
oltretutto il Natale dal mondo, abbiamo le cose più belle, ma più tradizionali, e abbiamo l'assortimento di presepi, veramente da Fontanini, Pellegrini, Euromarchi, Bertoni, tutti quelli che sono i più famosi nel mondo, e qui abbiamo i vari villaggi che abbiamo fatto con le luci, col mulino, con le venti, c'è tutta una serie di che facciamo anche noi, anzi tanti li facciamo noi, nelle cassette, nel vetro. Allora, qui abbiamo 237 personaggi, uno è diverso dall'altro, in varie misure dal 35, il 15, il 12, il 10, l'8 e il 6. Questo è un altro presepio che facciamo noi, ce lo fa un nostro collaboratore, con la Natività, con i Re Magi, e di queste ne stiamo lavorando tante. Poi abbiamo tutti quelli fatti veramente grossi, da 2 metri, 2,50. Chi vuole qualcosa di particolare deve solo chiedere e noi gli facciamo il progetto e la realizzazione dei presepi con delle statue anche sino a 1,10 m, 1,20 m. Questi, che sono le statue, se guardate, sono le più belle, e sono quelle di Fontanini. Fontanini, per chi è amante dei presepi, lo sa che è il numero uno nel mondo. Basta pensare che è un'azienda che esporta più dell'80% nel mondo, e noi abbiamo tutta la loro gamma di prodotti, che sono dal centimetro 6 sino al 35. Questo qui è un altro produttore e la differenza si vede, e perciò abbiamo tutto, noi abbiamo l'80-90% di prodotti italiani, ma pochissimo abbiamo di prodotti importazione, come trovate in altre parti, nei supermercati, così, che fanno il prezzo. Noi ci siamo specializzati sui presepi di qualità da 20-25 anni, perciò continuiamo a mantenere questa caratteristica, anche perché Fontanini non va a dare tutti i suoi prodotti a tutti, li dà solo a chi ha un certo qualità e una certa quantità d'acquisto. Perciò nel nostro garden vengono dei clienti da 10 anni, cercano quelle 4-5 statue nuove, perché ogni anno loro fanno 4-5 personaggi diversi, che poi ci fanno del 6, dell'8, del 10, del 12, e chi vuole fare la collezione, c'è gente che ne ha 250 personaggi, uno diverso dall'altro. Ecco, questo è un angolo delle luci, ma un angolo tanto perché deve essere un angolo. Ecco, qui c'è la bottiglia, guardate com'è. Allora, questi sono tutti prodotti che li trovate qui da noi, ma non sai che siano tutti che possono avere questi prodotti. Questa è tutta una serie. Qui abbiamo invece tutti gli abeti, alberi di Natale. Poi questo invece è il centrale, dove c'è tutte le luci di vari colori, e poi qui invece abbiamo i laser, e poi abbiamo tutti per gli abeti o i personaggi o gli animali che vengono messi anche in giardino, questi per dare. Ci sono quelli lì con luce, abbiamo con luce calda, luce fredda, ma abbiamo anche questi che l'ultima, diciamo, sfornata che hanno fatto di moda, che è questo. Questo è un altro angolo, cos'è, 12x20, solo di luci un po' abbastanza. Questo con le luci siamo tra i più specializzati che c'è in Italia. Questi sono andati molto l'anno scorso, andranno molti anche quest'anno. Poi abbiamo veramente
una scenografia di luci, ma la luce è anche la cosa che piace a tutti, perché la luce, diciamo, è quella che ravviva, quello che segna, quello che è più bello. Quest'anno abbiamo anche tutti i laser qua e questi non vanno a incendiare la casa, stai tranquillo. Questi hanno tutti il 20% di sconto. Tra i vari proiettori o tra i vari, diciamo, laser che ci sono, li abbiamo tutti. Questo è un laser nuovo che è, quando siamo in casa che vogliamo vedere la neve, noi accendiamo questo in giardino, così abbiamo l'effetto della neve. E anche se poi per terra non l'abbiamo verificato, però l'effetto è della neve. Perciò è molto molto simpatico ed è una novità di quest'anno. Ecco, questa è la scatola del LED che poi vedrete, dove si può cambiare il dischetto per avere 12 immagini diverse una dall'altra. Perciò potete usarlo per Natale, per San Valentino, potete usarlo per l'estate, quando fate una cena, quando fate una festa, in qualsiasi tempo. Perciò questo è un investimento per 12 mesi e non solo per Natale. Però chi vuole avere qualcosa di novità per cambiare in continuazione a 12 ogni mese, potete mettere un'immagine diversa. Oltre a tutte le novità che abbiamo qui, abbiamo anche queste lampadine, uno un po' piccolo e un altro un po' grande, ma diciamo sono belle perché sono dentro tutte le lucine LED e danno sempre significativo del Natale. Oltre, se guardi questi colori, questi sono colori da linea professionale, guarda che colori che sono queste luci. Questa è una linea professionale, proprio perché vanno fino a 100 metri oltre, con una presa solo, perciò non c'è più da mettere 3-4 pesi che diventi. Queste, con una presa andiamo a fare sino a 100 metri. E queste sono quelle che durano, quelle professionali. Io vorrei invitare tutti chi vuole illuminare la casa, il giardino o anche i loro ambienti in qualsiasi parte, qui alla Valle dei Fiori troveranno l'assortimento più completo, più vario che il mercato possa offrire.